Allora, dovreste avere il culo su un divano Ming in ceramica e pelle umana, carezzando un servalo, sorseggiando un Romani Conti accompagnato da pepite di formaggio pule allo zafferano. La domanda è: dove fare questa cosa per flexare al massimo? Bentrovati su WatchMojo Italia per un'altra ennesima parte del nostro viaggio nel lusso, dove oggi sveleremo la nostra top 10 città più care del mondo in cui vivere. Avviso, ci riferiamo alla lista stilata dall'Economist nel 2018, quindi magari qualcosa è cambiato, ma non sperateci troppo. Numero 10, Sydney, Australia. Tolto il fatto che nelle campagne attorno alla città qualsiasi cosa volante, nuotante e saltante può ucciderti, la città è effettivamente un prodigio di architettura moderna e la sua skyline a pelo d'acqua concede alla capitale un fascino che le vale circa 30 miliardi di introiti dal solo settore turistico. Mica male. Ma questo ha reso Sydney la città più cara d'Australia, che già è carissima di per sé. Un piccolo esempio: gli operai stradali di Sydney sono i meglio pagati del pianeta e il loro potere d'acquisto li mette in quella posizione per cui magari spendere 20 dollari per andare al cinema è un abominio, ma ne guadagnano 4.000 al mese e allora va tutto ok. Numero 9, Tel Aviv, Israele. Seconda città più popolosa di Israele, da alcuni considerata la San Francisco del Medio Oriente, è sicuramente la città più cara della zona. E per zona intendo un range di spazio che va da Gibilterra a Baghdad. In 5 anni la città ha scalato l'indice del costo della vita passando dal 34esimo al 10° posto. Per darvi un ulteriore quadro, il costo del trasporto pubblico costa il 79% in più rispetto al sistema di New York. Ok? Ci siamo? Immaginatevi una sorta di Miami, meno americana, ma con lo stesso numero di locali e nightlife club. Da lì capite cosa abbia dato un'impennata clamorosa all'hype della city. E alla numero 8, Copenaghen, Danimarca. Nel 10° secolo Copenaghen era un villaggio di pescatori vichinghi. Oggi è una delle città più vivibili per sistema educativo, trasporti, welfare e sicurezza al mondo. E la qualità si paga a caro prezzo. Per esempio, e qui arrivo io a raccontarvi le mie solite sfighe, una volta ho passato 5 ore di scalo all'aeroporto Kastrup e ho provato ad ammazzare il tempo con un paio di birre. Un paio? Intendo due birre. Che ho pagato 45 euro. 45 euro. Fottute corone danesi. Fottuto cambio a perdere. Però alla fine anche la birra è molto buona e che sarà mai uno stipendio di 2 giorni per un po' di luppolo? Numero 7, Seoul, Corea del Sud, la perfetta colonia statunitense in Asia, quale degna figlia del capitalismo occidentale nel sollevante, ha investito su se stessa correndo una scalata verso la vetta del costo della vita da far accapponare la pelle, essendo passata dal 21esimo posto nel 2013 alla top 10 del 2017, posizione in cui continua a galleggiare come fosse un bambino di Derry. E prendendo ancora una volta New York come esempio, i prezzi del fresco sforano la grande mela del 50% in più, tipo 4 dollari e passa una dozzina di uova o una quindicina per un menù da McDonald's. Ma magari le cose sono cambiate. Volete un palloncino colorato? Così a caso ve lo chiedo perché sono abbastanza sconvolta. Numero 6, Ginevra, Svizzera. Col nome regale leggendario che la contraddistingue, quello della regina amata da Re Artù, è tra le città più care della mia amata Svizzera, nonché d'Europa e, se la vedete qui, anche del mondo. Il caso poi è del tutto particolare perché, come nel regno idilliaco, tra molte virgolette, di Camelot, il prezzo della vita tra tasse e dazi non è così fuori di testa, ma aspettate di sentire il resto prima di gioire. L'affitto di un bilocale può costarvi, ad esempio, anche 3.600 franchi al mese, cioè 3.340 euro, spese escluse, e risparmiare sul resto per garantirvi un affitto non vi aiuterà, perché un Big Mac costa 7 franchi e 20. A meno che non abbiate uno stipendio svizzero, non andate da Ginevra. Numero 5, Oslo, Norvegia. Già nobilitata dal suo essere nel cuore dei paesi scandinavi e gaudente di un welfare state che, spostatevi tutti, è una delle città più ricche d'Europa. Però, questa qualità di vita ha il suo costo, che si riflette innanzitutto sul mercato immobiliare, dove un monolocale, vicino al centro città, non nel centro città, vicino, vi può costare 1.200 euro al mese, ovviamente spese escluse, che possono comunque arrivare ad altri 400 euro. Ma dopo aver dilapidato il vostro stipendio, siete comunque contenti e vi va di festeggiare al fast food? Un Big Mac non vi costerà meno di 10 dollari. Ehi, bella questa scala Big Mac. Chissà se viene considerato ufficiale. Dovrebbe. Numero 4, Hong Kong, Cina. Questo è uno di quei posti che a un primo impatto può essere visto come zona franca dai prezzi, tutto sommato onesti, come, che ne so, il Marocco, la
Thailandia? Ma in realtà le cose non sono così, essendo Hong Kong tra le città col mercato immobiliare più folle del globo, in cui un modesto appartamento di 3 stanze in città, ma non in centro città, può costare fino a 5.000 euro al mese. Il resto dei beni di consumo non aiuterà a digerire il fatto di raschiare il fondo di quel barile chiamato PostePay. Un cappuccino costa 6 dollari e una bottiglia di vinaccio per fare il risotto non meno di 15. Niente scala Big Mac, ma solo per non spaventarvi ulteriormente. Numero 3, Zurigo, Svizzera, o come la chiamano gli zurighesi, Ciri. Sul podio, di nuovo alla Confederazione Elvetica, di cui dovremmo svuotare i cavoi in nome di un'equità sociale maggiore. Zurigo, la conosco molto bene, tutte le volte che ci vado divento sempre più povera, è tra le città più vivibili al mondo per qualità, ma la qualità si paga. Una margherita? Sì, l'ho ordinata, il bisogno di pizza era troppo grande. 24 franchi, sono 21 euro per una margherita. Volete prendere un taxi? Una corsa di un'ora vi costerà sui 100 euro. In generale, a meno che non dobbiate entrare in alta finanza o non siate svizzeri, andateci da turisti, ospiti del vostro amico in alta finanza. Numero 2, Parigi, Francia. Ah, l'amour, la baguette, la tour, le Louvre, la Seine, les croissants. Ecco, tutto questo bellissimo ben di Dio e anche tutto il resto proveniente dalla Ville Lumière si è sedimentato in un distacco socioculturale impressionante. Nel senso che a partire dal 2003 i prezzi hanno continuato a salire, essendo sempre e comunque Parigi simbolo mondiale del lusso. Pensate solo ai grandi ristoranti, alla maison di moda in Rue de Rivoli, ma anche alla baguette che comprate a pranzo, o ai prezzi di servizio come l'ottima metropolitana, che ormai è prassi comune parigina non pagare per protesta contro il caro prezzi. La Ville Lumière, già, ma a patto che sia il comune a pagarvi le bollette, altrimenti potreste ritrovarvi al buio. Ah, qui si dice Le Big Mac. Numero 1, Singapore. Primato indiscusso da anni, forse anche per il fatto che tutti dicano che ci si nasconda Capitan Jack Sparrow, la città-stato asiatica simbolo del mercato economico è davvero lontana dalle tasche di tutti. Oh, quasi. Un paio di pizze margherite e 2 birre, di quelle che vi fate con gli amici dopo la partita andata male, può costarvi fino a 80 euro. Sì, 80 euro. Il fatto è questo. Essendo indipendente, le tasse sono basiche e imprescindibili e, ad esempio, per avere una Volkswagen Golf, tra prezzo e tasse, arrivi a pagare 120.000 dollari. Ma poi come la alimentate se un litro di benzina vi costa più di 2 dollari e mezzo? No, non l'ho neanche voluto cercare il corrispettivo in scala Big Mac ufficiale, ci avrebbe fatto troppo male. Piaciuta la nostra lista? Siete stati in qualcuno di questi posti? Mi raccomando, sempre attenti ai tassi di cambio e cliccate la campanella perché non ve l'ho detto prima, ma ve lo dico adesso e prima di ripetervelo ancora con un tasso di mora del 32% per un importo di 250.000 dollari, direi di cogliere l'attimo.